Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Contro il commercio alimentare abusivo, grande operazione della Polizia Locale all'interno del rione Luzzatti, in via Volta, in via Brin e in via Vergini. Scoperte e sequestrate 7 attività illegali che vendevano generi alimentari senza le autorizzazioni previste. Sequestrata anche una tonnellata di prodotti. In via Brinna, dove nonostante un recentissimo intervento era ripartita un'attività illegale, è scattato il sequestro penale dei locali, con alimenti in pessimo stato di conservazione ed esposti ai gas di scarico delle auto. Il titolare del deposito è stato denunciato anche per furto di corrente elettrica. A Ponticelli, sventato dagli agenti della Polizia Ambientale, l'incendio di diversi metri cubi di sterpaglie. Finora non è stato possibile individuare con certezza chi ha appiccato il fuoco, ma è stato denunciato e multato il proprietario di un vivaio per l'abbandono in strada dei rifiuti vegetali. È proseguita nei giorni scorsi la bonifica di Via De Roberto con il prelievo di 44 quintali di frigoriferi abbandonati. Controlli sull'abbandono di pneumatici in Via delle Murate, dove sono in corso accertamenti per risalire i responsabili dell'incivile sversamento. Oltre 2 quintali di carta e cartone abbandonati in strada a pochi passi da Piazza del Gesù. In collaborazione con l'unità avvocata, gli agenti hanno scoperto, sanzionato e denunciato il responsabile. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.